costruzione, l'area del frantoio di Chiera si aggiorna integralmente con un nuovo impianto Alfa Laval di ultimissima generazione, includendo il servizio di cernitura pre-macinazione. Effettuiamo molitura di olive per conto terzi e conto proprio con estrazione a freddo certificata. L'olio extravergine prodotto dalle nostre olive è destinato alla vendita di privati o di grosse catene o ristoranti. Olearia del Frantoio di Chiera, ci trovi a San Nicola di Colonia in via Pirarelli, telefono 339-8200-524 oppure 333-2184-064. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciccio Diano Calzature, il tuo riferimento da 70 anni. Fascino ed eleganza, alta moda e comfort, qualità e cortesia, risparmio e convenienza, professionalità ed esperienza. Tutto questo lo trovi solo da Ciccio Diano. A Siderno e Roccella Ionica. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciccio Diano, calzature dal 1951.
Rituale appuntamento con la rassegna stampa di Telemia, ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì 4 dicembre, siamo in diretta, i quotidiani calabresi, la politica regionale a dominare e soprattutto i grandi movimenti per quanto riguarda le candidature. Facciamo il punto della situazione attraverso la prima pagina del quotidiano del Sud e tutte le notizie che vengono riportate in primo piano. Politica regionale, i segnali di Oliverio, il governatore si dice pronto a lavorare per ricostruire un percorso unitario. Apre i comitati, ammette di aver visto Zingaretti e chiede un nome che non sia Callipo. L'imprenditore vibonese annuncia a breve il programma in campo per la Calabria e non per una parte politica, dice Callipo. Caos e rifiuti, la regione verso la nomina di commissari ad acta. Vedete, situazione sempre più difficile in Calabria per quanto riguarda i rifiuti, cumuli di rifiuti per strada in diverse città calabresi. Ancora politica, centrodestra, il nome ancora non arriva, Tallini contro Invernizzi. Il forzista rinfaccia la sconfitta di Lamezia, la coalizione adesso rischia di spaccarsi. Vedete qui Mimmo Tallini, approfondiremo questa notizia a pagina 4. Falsi incidenti, truffa assicurativa, indagine dei carabinieri dopo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. 7 persone indagate, coinvolti anche 2 fratelli avvocati del foro cittadino. MIBACT, beni culturali, rivoluzione positiva per la Calabria, autonomia all'area archeologica di Sibari. Unical, reparto corse sempre più veloce, ottimo risultato. E poi Zecchino d'Oro, da oggi comincia l'avventura di Carlo Antonio Fortino. Eccolo in questa foto, questo grazioso bambino. Ci occupiamo delle due notizie nel taglio alto, sono titoli sottotestata, cultura e statistiche. In Italia si legge poco, ma la Calabria è sempre in coda, penultima in classifica. Vedete qui intanto una biblioteca. E poi Nicotera, Carmine Zappia, io dimenticato dallo Stato, dice. Occupiamoci di Gazzetta del Sud, Reggio, incidenti falsi, affari d'oro. E questo è il titolo che sceglie Gazzetta per oggi. Procura e i carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare a carico di 7 indagati, coinvolte 72 persone, sigilli a una autocarrozzeria e a un centro protesi dentali. Per quanto riguarda la fotonotizia di centropagina, una soluzione per il rogo fatale alla Tendopoli, la giudiziaria dalla Piana a San Ferdinando, nell'incendio perse la vita Beck Moses. E ancora 3 notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, ad iniziare da Reggio Calabria, depurazione, servizio a Castore, con tanti dubbi. Vedete qui intanto appare l'impianto di Ravagnese. E poi Reggio, per quanto riguarda i trasporti, l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, il comune chiede un tavolo al ministero. Qui vedete il Tito Minniti. Rapina mortale in casa di 88enne stangata in corte d'assise, la gang che fece irruzione in via Scilla, pene esemplari per 3 imputati. A dominare dunque la giudiziaria, che poi approfondiremo all'interno. Volo Roma a Tel Aviv, donna in stato di precoma salvata dall'intervento di un medico regino, il dottor Antonello Faraone, stava volando in Terra Santa con i volontari dell'Istituto Nazionale Azzurro quando è dovuto intervenire per salvare una donna in precoma. Taurianova, Scionti, il sindaco deciderà assieme ai cittadini se andare avanti, forse domenica l'incontro pubblico dopo l'addio di Prestileo che lascia il sindaco senza maggioranza. Ad Africo, il sindaco Bruzzaniti sciolto, affossato da chi doveva tutelarci, queste le dichiarazioni a caldo dell'ormai ex primo cittadino di Africo, comune ricordiamo commissariato, sciolto per infiltrazioni mafiose, amministrazione sciolta per mafia, l'amarezza dell'ormai ex primo cittadino Bruzzaniti. Anche questa notizia importante che approfondiremo a pagina 29. Più di 3 milioni di disabili, troppi vivono in isolamento, rapporto Istat, resta molto da fare in questo settore. Lasciamo Gazzetta del Sud, il nostro portale, vedete che si occupa di tante notizie importanti, anche dell'ultima ora. Andiamo a dare un'occhiata a questa, picchia moglie e figlia, 13enne
lo denuncia, questa è la notizia di apertura. La ragazzina di 13 anni non voleva neanche più vivere con i genitori e per questo motivo aveva chiesto di poter stare con gli zii. La madre, vittima delle violenze del marito, spesso ubriaco, è già arrestato per maltrattamento. Al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Cosenza è stata eseguita un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa ieri dal GIP del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura Abruzzo nei confronti di un 34enne aderente ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare scaturisce dalla segnalazione fatta dalla figlia 13enne della coppia che si era recata in questura lo scorso mese di ottobre per denunciare reati contro la persona in pregiudizio di minore e reati sessuali. Lasciamo questa notizia di apertura per quanto riguardava il nostro portale www.telemia.it, sempre aggiornato 24 ore al giorno, in tempo reale anche sulle pagine Facebook. Cronisti calabresi, Michele Albanese, nuovo presidente UNCI, la nostra Maria Teresa Criniti, delegata invece per la Locride. Auguri e complimenti alla nostra collega Maria Teresa Criniti per questo importante incarico. E noi proseguiamo perché ci andiamo subito ad occupare di quelle che sono le altre news. Studentessa universitaria muore di meningite all'età di 19 anni. Per quanto riguarda invece la controcopertina, gioiosa Ionica, lettera aperta alle autorità sul progetto di recupero e valorizzazione. Vediamo dell'ex stazione delle ferrovie Calabro-Lucane. Sempre per quanto riguarda la controcopertina, cura delle persone con demenze, appuntamento a Gioia Tauro con la Ragi. Per quanto concerne invece i cronisti calabresi, lo abbiamo detto, Michele Albanese, nuovo presidente UNCI, e Maria Teresa Criniti, delegata per la Locre. Dell'ultima battuta, con tante notizie, mancata tutela della privacy, condannato Scopelliti, eccolo l'ex sindaco e presidente della regione Calabria in questa foto. Ancora per quanto concerne il nostro portale, serie D, girone, per quanto riguarda la serie D, il girone, il punto sulle calabresi dopo la 14ª giornata, ricordiamo che ci sono state le vittorie importanti di Castrovillari e Cittanovese e un pareggio per il Roccella, due sconfitte invece per Corigliano e Palmese. E poi condannato Scopelliti, come dicevamo. Siderno, sabato 7 dicembre, dunque nel prossimo weekend, il mito di Zorro nella sua evoluzione storica dai fumetti ai film, ai telefilm. Lasciamo il nostro portale. Abbiamo così completato questo rapidissimo giro su quelle che erano le notizie di prima pagina per quanto riguardava i temi più importanti di oggi, che adesso analizzeremo, approfondiremo all'interno con quelli che sono i servizi riportati dalle testate calabresi, ad iniziare da Gazzetta, per iniziare la nostra prima parte di questa diretta firmata Telemia di questo mercoledì 4 dicembre. Pagine regionali, dunque la politica a dominare, ci sono le notizie che riguardano le candidature, vediamo la situazione. Oliverio non chiude la porta a Zingaretti, sì al confronto, Callipo non è il nuovo, inaugurata a Lamezia la sede regionale dei comitati nati per sostenere la sua ricandidatura. Nel mirino del presidente c'è sempre soprattutto il gruppo dirigente locale, il candidato scelto come Olivetti al commissario consiglio più Prudenza. E qui vedete ancora le dichiarazioni di Oliverio che attacca: non immagino cosa sarebbe successo se di me avessero parlato alcuni pentiti. Il governatore dunque attacca. E qui vedete taglio del nastro, Mario Oliverio inaugura a Santo Femmia la nuova sede regionale dei comitati nati per sostenere la sua ricandidatura alla presidenza della regione Calabria. Sviluppo rurale, la regione destina 46 milioni ad agricoltori, il segretario della CGIL sposato: la politica non lasci soli, sola la Calabria. Ultima mediazione fallita al Nazareno, i vertici, ora avanti così. La segreteria nazionale commissarierà le federazioni provinciali di Cosenza e Crotone. Io sono in campo, dice Pippo Callipo, per ragioni, non per ragioni politiche, ma soltanto per fare il bene della Calabria, perché amo questa terra. Queste le dichiarazioni di Pippo Callipo, pronto
con la sua candidatura ad iniziare anche la campagna elettorale. Cambiamo argomento, pagina 18, coraggiosa 13enne fa arrestare il padre violento, lo dicevamo attraverso il nostro portale, notizia che approda anche all'interno di Gazzetta grazie all'articolo di Arcangelo Badolati. Dopo un'iniziale ritrosia della madre vittima, ha confermato il quadro. L'uomo picchiava e maltrattava la moglie da anni. La minore si è presentata alla polizia per raccontare tutto, stanca di assistere ai soprusi. Tutto questo, questa vicenda che arriva da Cosenza, vedete, condotto in questura. L'indagato è stato prima fotosegnalato e poi portato in carcere. In volo verso Tel Aviv, lo dicevamo attraverso i titoli dei quotidiani calabresi di oggi, medico reggino salva una donna, atterraggio d'emergenza ad Atene. Accusata una forte crisi iperclicemica, era in un pericoloso stato di precoma. Lorenzo Festicini guidava una delegazione dell'Istituto Azzurro in Terra Santa. Vedete qui l'intervento del dottor Faraone, coadiuvato da Festicini, soccorre la donna salvandola. Reggio, falsi incidenti stradali per truffare le assicurazioni, operazione dunque eseguite anche perquisizioni domiciliari, ci sono 7 indagati, 2 avvocati tra le 72 persone coinvolte. Il piano dell'organizzazione era intascare cospicue somme di denaro da decine di risarcimenti. L'indagine avviata dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Enrico De Rose, vedete qui i principali indagati, disposti anche 2 sequestri. Per quanto riguarda invece le notizie che arrivano a pagina 19 nella pagina di Reggio, c'è la depurazione nel destino di Castore e questo il punto di domanda. Dopo l'internalizzazione del servizio rifiuti si attende la decisione su un altro settore sensibile. CGIL e Guille sollecitano un incontro urgente per definire il futuro di 50 lavoratori. L'amministrazione aveva manifestato l'intenzione di troncare i rapporti con i privati, ma il tutto si è arenato. Tutti i dipendenti della Idroregion aspettano i pagamenti arretrati e alla società è scaduta anche la proroga. Vedete, cercano certezze i lavoratori di Idroregion, attendono notizie soprattutto sul loro futuro. Sbloccati interventi su condotte fognarie e poi nell'oasi dei surfisti a Punta Pellaro nascerà il nuovo parco del vento. Delibera della giunta comunale che sblocca il progetto multifunzione per potenziare l'area. Si punta a potenziare l'offerta di servizi al fine di migliorare l'appetito di tutta l'area costiera a sud. Proseguiamo con Gazzetta del Sud, i temi prettamente locali, adesso con le pagine che riguardano la Tirrenica, per poi occuparci di territorio con la Ionica. La cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre Palmi è proposta dal Circolo Armino, approvata all'unanimità. Adesione alla rete per la memoria contro il razzismo. Avete Consiglio Comunale di Palma, approvati i 2 ordini del giorno. E poi a Polistena, progetto 'Ndrangheta sull'interno. Integrazione, Gioia Tauro ha presentato il libro con Giovanni Seminara. Per quanto riguarda Palme ancora, detenzione inumana, sconto di pena, accolto il ricorso di Mandaglio per le condizioni del carcere di Palme, insufficienti la cubatura delle celle, all'aerazione e l'acqua calda nelle docce. Vincenzino Fedele, il sarto gentiluomo ricordato a Sant'Offemme da Spromonte, morto ad agosto a 93 anni, fondò l'associazione Sarti e Stilisti Calabresi. Vedete qui la cerimonia, così è stato ricordato il sarto gentiluomo. Polistene, nei precari, LSULPU, dignità ai lavoratori. Il senatore polistenese Audino del Movimento 5 Stelle ai comuni, stabilizzazioni possibili grazie a un emendamento alla legge di bilancio. Vediamo subito quali sono le notizie a pagina 27, ci spostiamo a Rosarno, città invasa dai rifiuti, minoranza all'attacco, il gruppo Lega per Salvini addebita la responsabilità all'amministrazione guidata dal sindaco Ida. Vedete, situazione veramente difficilissima, come si evince da queste 2 immagini che arrivano da Rosarno, immagini della preoccupante situazione anche igienico-sanitaria. Non fu doloso l'incendio che uccise Becky Moses, Tendopoli di San Ferdinando, assolta Lisa Potter, la procura aveva chiesto l'ergastolo per la senegalese. Il rogo distrusse oltre 200 baracche nel vecchio campo, poi demolito nel marzo scorso. Gioia Tauro, la Fly CGL, la morte di Surak non è servita,
E poi ZES, lo sportello fisico sarà istituito ma nella sede dell'autorità portuale. Il comune di Gioia Tauro aveva offerto l'Urban Center, l'assessore regionale Russo ha confermato in consiglio l'ok alla proposta di PEDA. Ricordiamo, PEDA è stato sindaco di Gioia Tauro, adesso è consigliere regionale. Oliverio chieda a MCT di assumere gli esodati, domani a Ponte sarà presente al porto di Gioia Tauro. Sono 46 dipendenti rimasti nel bacino dell'agenzia, ma mai tornati al lavoro. Andiamo ad occuparci ancora di altre notizie, sempre quelle che riporta Gazzetta del Sud. Questa volta la parte finale la dedichiamo alla Ionica, alle notizie che arrivano dal territorio, ad iniziare da Palizzi, spazzatura abbandonata in strada, disagi per i cittadini. Va a rilento la raccolta dopo l'emergenza causata dalla chiusura della discarica di Siderno e c'è il problema tuttora risolto del recupero degli ingombranti. Vedete in esposizione rifiuti, anche ingombranti abbandonati in strada. Sono delle foto che purtroppo si vedono in diversi comuni in questo periodo, dove purtroppo la situazione dei rifiuti è diventata veramente precaria e soprattutto ancora una volta farne le spese sono i cittadini che devono in qualche modo convivere con tutto questo. Lungomare, ricostruzione avviata con la prima messa in sicurezza, questa è la notizia da Melito, ma per completare i lavori ci sarà da attendere i finanziamenti. L'ente aspetta risposta anche dal governo centrale sulla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. La commissaria a Melito si è mossa in fretta in attesa di segnali da parte della regione per soprattutto il problema, vedete, del lungomare, dove proseguono alacramente i lavori per la messa in sicurezza dopo la mareggiata dei temporali di inizio novembre. Insieme senza barriere in campo con i disabili a Melito, la benemerita associazione volontari ragazzi del laboratorio musicale nello stand sul corso. Insieme senza barriere, vedete lo stand sul corso Garibaldi. Energia, il comune cambia gestore, Montebello ha avviato un'indagine di mercato, le offerte potranno pervenire entro il termine del 9 dicembre. Altro che il luogo della memoria, Melito, largo Jacopino e in condizioni indecenti, donata al comune dai figli di un veterano di guerra, non rende onore al suo nome. Continuiamo ancora con le notizie che arrivano dalle pagine della Ionica. Andrine nella capitale, inattendibile il pentito Cretarola, vedete Gianni Cretarola, il collaboratore del processo alle presunte Andrine a Roma. I suoi racconti alla base di varie condanne non hanno retto al vaglio della Corte di Cassazione. Rinvio a nuovo processo per i fratelli Pizzata coinvolti anche nell'omicidio Femmia. Sant'Agata del Bianco, il comune ha stabilizzato tutti e 13 lavoratori precari, qui nuovi stabilizzati come vedete dalla foto. A Bovalino, grazie a Consulta e CSV, 3 giorni di formazione dedicati al volontariato. Corsisti, un gruppo di partecipanti delle associazioni, questa foto di gruppo. Andiamo ad Africo, qui la foto di Francesco Bruzzaniti, l'ex primo cittadino di Africo, qui un'immagine del repertorio con Stefania Crax, l'amarezza del sindaco Bruzzaniti che dice bastonati da chi doveva tutelarci, l'ennesimo comune sciolto, non mancano attestati di solidarietà in queste ore. L'autodifesa dell'ex sindaco, siamo increduli, abbiamo agito sempre nella totale trasparenza e legalità, mettendoci la faccia, queste le parole del sindaco Francesco Bruzzaniti, ormai ex primo cittadino di Africo. Iole Santelli, coordinatrice di Forza Italia, afferma certe decisioni non mortificano solo gli amministratori, uccidono la speranza. E qui vedete il post, l'immagine scelta da Bruzzaniti su Facebook, non ha bisogno di commento. Siamo nella parte conclusiva per quanto riguarda Gazzetta, andiamo ad occuparci di questa notizia che arriva invece da Siderno, i bei tempi del centro di aggregazione per anziani. Siderno, una realtà associativa che ha vissuto anni d'oro ma ora quasi rassegnata a un inesorabile declino. L'attuale sede è spesso chiusa e manca lo spirito di iniziativa degli anni 2000. Vedete dall'album dei ricordi una delle compagnie del circolo di aggregazione. Locri, pellicole adattate ai bambini con autismo. Invece a Siderno, a Spromonte, i protagonisti in passerella per la prima. Autentico bagno di folla al cinema, teatro nuovo. C'erano gli interpreti, Locri Day al gran completo. Roccella Ionica, commissioni consiliari e sicurezza antisismica.
sismica approvati in aula. Lo studio definitivo per la microzonazione confluirà nel PSA. Vedete Gabriele Alvaro, capogruppo di minoranza di Roccella Futura. Per quanto riguarda ancora Sedeno, rubato il cervo di bronzo, inqualificabile furto alla Pineta in pieno centro. La truncolo non è riuscita ad asportarlo per intero, è rimasta una zampa. Qui la fontana amputata dalla statua del cervo. Sabato a Roccella Comera festeggia il ventennale la benemerita associazione culturale. Abbiamo così completato, occhiata velocissima anche allo sport per completare Gazzetta del Sud e chiudere la prima parte della rassegna stampa di oggi. Inter e Juventus senza avversari, nerazzurri e bianconeri accomunati nelle emergenze, tempi lunghi per Sensi, anche Gagliardini deve fermarsi, Chedira si opera il ginocchio, tornerà solo dopo la sosta. Il centrocampista oggi sotto i ferri in Germania per una pulizia artroscopica dell'articolazione, dunque la Juve non avrà Chedira. Invece le calabresi continuano a lavorare per i prossimi impegni di campionato. La Regina resta naturalmente soddisfatta del momento, tutto l'ambiente reginando, sapevamo che a Teramo sarebbe stata dura anche contro la Viterbese, non sarà facile, spero di segnare di più nel girone di ritorno, dice Reginaldo, che comunque è stato uno dei protagonisti finora della Regina Calcio. Ci fermiamo qui, era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato nella nostra rassegna stampa di oggi in questa prima parte, velocemente seconda parte per completare questo nostro appuntamento stabile che vi offre Telemia ogni giorno con la rassegna stampa e con i fatti più importanti della giornata anche in tempo reale. In Italia e nel mondo, prima dei temi tutti calabresi, la maggioranza traballa su MES e manovra verso la fiducia sulla legge di bilancio, i punti della discordia. Vedete qui la notizia con Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Prescrizione PD, i vi pronti al braccio di ferro, Bonafede intanto non molla. Dibba torna e si schiera con Di Maio, il ritorno di Di Battista, boccata d'ossigeno per il capo politico dei 5 Stelle. Temi calabrese, adesso politica regionale, le candidature, centrodestra, la coalizione ora rischia di spaccarsi. Vedete Mimmo Tallini in questa foto, il forzista gli rinfaccia la sconfitta di Lamezia, il nome non arriva, Tallini ad alzo zero contro Invernizzi. Salvini continua a dire col CAV ci vedremo in settimana, gli aspiranti consiglieri sono ormai esasperati. Vedete qui il commissario della Lega Invernizzi e un gazebo della Lega. E qui Mimmo Tallini in foto grande. Candidati, se vinciamo non ci saranno mai più affidamenti diretti, la battaglia di Aiello per la trasparenza nella nostra regione. Poi ancora candidati, due in campo per la Calabria, non per una parte politica. Callipo annuncia a breve invece il programma. Proseguiamo ancora regionali, Oliverio apre i suoi comitati e lancia segnale, ammette di aver visto Zingaretti e si dice pronto a lavorare per l'unità. Vedete qui simpatizzanti di Oliverio fuori la sede del comitato di Lamezia col presidente che rilascia interviste. Retroscena, all'interno del PD non ci sono più i margini per una mediazione, a questo punto interessa poco anche l'accordo con i 5 Stelle. Vedete Nicola Zingaretti e qui Pippo Callipo, 6 dicembre 16.30 Hotel Lamezia, il manifesto dell'iniziativa che si terrà con la presenza di Zingaretti. E poi ci sono nomine, la Covello entra nel consiglio di amministrazione di Invitalia, vedete qui Stefania Covello, nomina importante, l'ex deputata è stata infatti nominata con decreto d'intesa fra il ministro dell'economia e quello dello sviluppo economico nel consiglio di amministrazione di Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Andiamo ad occuparci di altre notizie, c'è questo problema del caos rifiuti, ambiente, regione verso la nomina di commissari ad acta, Ato di Cosenza e Reggio sotto la lente, qui Antonella Rizzo l'assessore regionale e qui i rifiuti che si trovano anche a Cosenza, inadempimenti anche Castrolibero e Cassano, il caso Cosenza non ci sono discariche, spazzatura per strada, Manna, situazione drammatica, intervenga il prefetto, vedete i rifiuti su via 24 Maggio nel centro di Cosenza. E poi c'è l'analisi, l'approfondimento, poca raccolta differenziata, il sistema è un fallimento, lo dice Giuseppe Campana, parla il coordinatore regionale dei Verdi.
Per quanto concerne invece la pagina numero 7, statistiche, i dati dell'Istat sul 2018, lettori e libri, la Calabria è penultima. Biblioteche poco frequentate in Calabria e soprattutto per attività quasi esclusivamente di studio. E poi i dati per quanto riguarda studenti italiani bocciati in lettura e matematica, un altro dato molto importante, qui studenti in un liceo. Il rapporto disabili e studio, la Calabria delle barriere, prestazione media dei ragazzi inferiore ai coetanei del resto d'Europa. Sono questi i dati per quanto riguarda gli studenti italiani bocciati, ricordiamo, in lettura e soprattutto in matematica. Proseguiamo perché ci sono altre notizie. Apriamo le pagine regionali Calabria che tra poco ci proietteranno nei temi di Locri e Piana. Beni culturali, una rivoluzione positiva, gli effetti sulla Calabria della nuova riforma del MIBACT. Area archeologica di Sibari autonoma, nasce la soprintendenza Catanzaro-Crotone. Qui il ministro Franceschini e al lato il parco archeologico di Sibari. Il ministro parco volano di sviluppo dice la Orrico, segnale di attenzione. Unical, questi ragazzi vanno sempre più forti. Reparto corse dell'Ateneo tra i più veloci sul circuito, presentati i risultati della scorsa stagione sportiva in Germania, sorpresi dalla nostra performance. Vedete il team di Unical reparto corse con Metis, l'auto della stagione 2018-2019. Africo, chi doveva tutelarci ci ha bastonato, l'amministrazione ha agito nella legalità. Fabio Belcastro sull'argomento scioglimento del Consiglio Comunale di Africo, lo sfogo del sindaco il giorno dopo lo scioglimento per mafia. Vedete qui Francesco Bruzzaniti, ormai ex sindaco della città di Africo, sciolto e commissariato per l'ennesima volta. Nella pagina 9 si parla di Nicotera, lo Stato dimentica Carmine Zappia, l'imprenditore Coraggio aveva denunciato i suoi usurai facendoli arrestare. Mai arrivati i fondi nazionali per le vittime di racket, i suoi tabacchi, chiuso da agosto. Catanzaro, la guerra impari contro le mafie secondo il generale Governale, il seminario del direttore Dia, vedete qui il generale Governale in questa foto. Per quanto riguarda adesso i temi prettamente locali, ci andiamo subito ad occupare di provincia, lo facciamo con questa notizia che arriva da Villa, sgomberare tutta, vedete qui l'area di Punta Pezzo per questa doppia ordinanza nel giro di qualche ora. E poi in Aspromonte, flora, fauna e paesaggi in esposizione, accessibile a tutti fino al 21 dicembre, identità e colori del parco al Palazzo della Cultura di Reggio Calabria. Città metropolitana, si parla della strada provinciale 19 Bagnara Solano, via i lavori per 400.000 euro. A Melito, oculistica, screening e visite gratuite, prima domenica della salute all'ospedale. Qui i pazienti con gli specialisti e i membri delle Rotary all'ospedale. Tiberio Evoli, in quest'altra foto appare Nicola Irto. Siamo già invece alle notizie che riguardano la Locride, si parla anche qui di regionali, partiti fanno campagna acquisti tra accordi chiusi, trattative in corso e indiscrezioni, ecco chi sale e chi scende. Via alle manovre per le candidature alle elezioni del 26 di gennaio, ci sono tantissimi nomi qui per quanto riguarda naturalmente la Locride per il prossimo voto regionale. E andiamo avanti per quanto concerne Marina di Gioiosa, il tesoro del boss Santa Paola, sequestrate 21 villette. Locri, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Trojan Horse, avvocati e giudici a confronto per un'iniziativa. Studio radiologico, Cotticelli, il commissario ad acta della sanità calabrese, chiude conto all'AS, chiede conto all'ASP di Reggio, prestazioni erogate e fatture non pagate, rischio licenziamenti contenziosi e danni erariali. Bovalino, nascosti in auto 300.000 euro denunciati. Per quanto riguarda ancora il quotidiano, non ci sono altre notizie, ma bensì per il quotidiano la pagina della Piana con Gioia Tauro dal Severi, il logo per l'infanzia. La città metropolitana premia il dirigente scolastico Gelardi, scelto il lavoro della Quinta E per rappresentare gratificamente l'ufficio del garante. Vedete qui la consegna per quanto riguarda il premio a Gelardi. Gioia Tauro, l'ufficio ZES, uno spiraglio per l'apertura all'Urban Center. Il vice sindaco, aiuto concreto agli imprenditori. Palmi, legami, mente, sport e dieta, Rizzico, un'educazione
colazione alimentare a scuola. Ancora Rizziconi, l'ufficio postale apre anche di pomeriggio. Le richieste di Marcello Anastasi nella riunione dei capigruppo. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda il quotidiano del Sud, l'edizione di oggi. L'Italia, dopo il sorteggio, in quel girone è pericoloso, vedete Gravina sui sorteggi Euro 2020, fa bene Mancini a smorzare gli entusiasmi. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio: voglio vincere in azzurro il campionato, una lotta davvero avvincente, continueremo a combattere il razzismo. Cagliari e l'Isola dei Tesori, adesso si può sognare rosso-blu incredibilmente verso l'Europa. Vedete il tecnico Rolando Maran che ha dimostrato tutta la sua bravura anche a Cagliari. Terza forza del campionato, la formazione sarda. Crotone riprende a correre, un po' in difficoltà il Crotone di Giovanni Stroppi. Un Catanzaro da ristrutturare, in crisi il Catanzaro soprattutto di gioco. Pronto anche Fischinaller a rientrare. Società e DS dovranno dare risposte importanti con il mercato di gennaio per far risalire la china alla formazione calabrese, che di punti ne ha solo 24 e pensare che la Regina ne ha 43, quasi il doppio. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda le notizie di oggi riportate anche dal quotidiano del Sud. La rassegna stampa ritornerà puntualmente domani 13:30, il nostro TG News, per fare il punto della situazione su quelle che sono le ultimissime sulla politica regionale, sulle candidature e tutti gli altri temi importanti della giornata. Tutti voi una serena e felice giornata con Telemia. Arrivederci. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Rupes, l'amaro digestivo italiano dal sapore intenso e raffinato, ottenuto dall'infusione di erbe e radici aromatiche. Rupes, piacere quotidiano. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, Gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007.